In questo video andiamo a fare un esperimento reale con il GPIO binding. Colleghiamo al nostro Raspberry un dispositivo di input e uno di output. Iniziamo con quello che vedete già in diretta, cioè con un esempio di output, un semplice LED RGB connesso al GPIO del Raspberry. Quindi abbiamo tre GPIO del Raspberry che sono connessi ai rispettivi tre pin del LED che accendono i tre colori, più il pin centrale che è connesso al ground del Raspberry tramite questo cavetto nero. Quindi adesso per prima cosa facciamo un esempio di utilizzo tramite la libreria GPIO 0 tramite PyTun, proprio solo per vedere che la connettività sia corretta. Ok, quindi passiamo a vedere un attimino il layout del GPIO. Io praticamente ho connesso il ground, il GPIO 17, il GPIO 27 e il GPIO 22, che sono rispettivamente questi tre fili che vanno al LED, ai pin del LED, sono i tre GPIO 17, 27 e 22. Questo nero è il GPIO ground. Allora iniziamo e andiamo sul nostro Raspberry, lanciamo PyTun, solito import della libreria, e ci creiamo la prima variabile LED e la leghiamo al GPIO 17. Adesso facciamo una prova con la funzione on e vediamo se si accende. Perfetto, abbiamo preso il colore rosso. Adesso facciamo la stessa cosa con l'altro GPIO che è il 27 e vediamo se si accende. Spegniamo quello di prima e accendiamo il 2. Perfetto, abbiamo preso il verde e adesso facciamo l'ultima cosa, l'ultimo test con il GPIO 22, spegniamo il verde e mi aspetto che sia il blu, il numero 3. Ok, quindi sembra che i collegamenti funzionino correttamente. A questo punto, così giusto per un piccolo gioco, facciamo i blink a intervalli variabili di tutti i colori e vediamo cosa succede. Quindi il rosso lo facciamo blinkare un secondo acceso, un secondo spento. Il verde lo facciamo blinkare 2 secondi acceso e un secondo spento. Iniziamo a vedere un po' le varie combinazioni di colori del nostro LED. E il blu lo facciamo blinkare 2 secondi acceso e 4 spento. Così vediamo un po' tutte le combinazioni. Questo è proprio solo un gioco. A questo punto spegniamo tutto. E passiamo a controllare, a creare questo giochino tramite OpenHAB. Ok, passiamo ad OpenHAB e andiamo a crearci l'interfaccia per il nostro LED RGB. Quindi creiamo una thing di tipo GPIO binding che deve essere installato dagli add-on se non lo trovate direttamente. Come abbiamo fatto nel video precedente, mettiamo l'indirizzo IP del nostro Raspberry, creiamo l'oggetto, controlliamo che sia online. Ricordatevi che se non è online può essere che sul Raspberry si debba installare, dobbiate installare e avviare il servizio PIGPIOD. Guardate il video precedente che l'ho spiegato. A questo punto andiamo dentro la Think, creiamo un canale di tipo output perché è OpenHAB che deve dare un impulso verso l'esterno, quindi accendere il LED, e ci agganciamo al GPIO al primo dei tre, il 17. Quindi questo lo chiamiamo LED. Il 17 era il primo, quindi era rosso, e il channel lo chiamiamo CH LED red, anzi, per scriverlo bene, red LED. Create. A questo punto
aggiungiamo l'item, lo creiamo nuovo, gli diciamo che è una luce, tanto questo, scusate, questo non serve a niente per il nostro esempio, linkiamo l'item. A questo punto abbiamo il nostro item che è spento, lo accendiamo e si accende il LED. Clicchiamo e si spegne. A questo punto, vabbè, salviamo l'item, possiamo fare la stessa cosa per gli altri due colori, quindi aggiungiamo un altro canale, prendiamo il 27 e lo chiamiamo LED verde, CH green LED, e visto che ci siamo ne aggiungiamo un altro, lo chiamiamo CH blu LED, LED blu, sempre on output, e andiamo a vedere cos'era il 22. Creiamo. Adesso agganciamo i soliti item. Controlliamo che funzionino, quindi prendiamo il verde. Adesso parte in uno stato indefinito, quindi lui lo fa vedere on, noi lo mettiamo off, clicchiamo su on e si accende verde, lo spegniamo, salviamo, poi andiamo sul blu, lo accendiamo e lo spegniamo, quindi tutto funziona. Possiamo anche accenderli, anzi andiamo su una sitemap, così ce li mettiamo tutti e tre. Tanto abbiamo la nostra sitemap di test, eliminiamo gli altri widget che adesso non ci interessano. Salviamo, andiamo sulla nostra sitemap e proviamo a giocare. Blu, aggiungiamo il colore rosso e aggiungiamo il colore verde, poi li possiamo spegnere e così via. Perfetto, questa parte funziona, quindi la parte di output funziona correttamente ed è stato tutto molto semplice e lineare. Nel prossimo video andremo a vedere l'esempio di un input, quindi collegheremo un pulsante, un contatto, qualcosa ai nostri GPIO e vedremo come OpenHub reagirà di conseguenza.